Parte fondamentale di queste indagini sono stati i rilievi tecnico-scientifici che come sappiamo richiedono un po' di tempo soprattutto nelle fasi di conferma. In realtà immediatamente dopo un mese era partita la perquisizione domiciliare, quindi in realtà avevamo già un certo numero di elementi sufficienti per poter arrivare al colpevole, all'indagato. Dopo però è stato necessario rivedere tutti gli atti, guardare bene i rilievi finali e arrivare quindi all'imputazione all definitiva. Parliamo del, di questa faina che era stata ritrovata appesa ad un albero in una frazione di Saludeccio. Sì, è stato l'8 gennaio, una frazione di Saludecio nella rotonda del paese, quindi in un posto di, di grande visibilità era stata appesa una faina con un cartello contenente delle minacce. E il, la, la faina eh, all'inizio sembrava impiccata perché aveva una corda di nylon. Era attaccata con una corda di nylon a un ramo d'olivo. Poi successivamente le indagini hanno visto che era stata appesa da questo soggetto, arrivato attorno nelle ore notturne eh, con un fuoristrada che appositamente aveva precedentemente avvelenato l'animale e poi portato, preso, si presume per un fatto di emulazione, per un motivo che comunque non è, non è, non è legato all'uccisione dell'animale dell che era venuta a precedenza, aveva deciso di appenderlo nel, nella rotonda del paese. È, ha parlato di emulazione. Quanto può incidere l'emulazione in episodi di questo tipo? Eh, purtroppo noi ipotizziamo che possa incidere, e speriamo anche che il fatto di comunque di, di far vedere che. E non sono lasciate perdere, cioè queste situazioni anche se riguardano animali comunque sono soggette a grande attenzione da parte degli inquirenti e quindi possono arrivare a una soluzione e, e si spera che così come c'è l'emulazione dei fatti negativi, così sia chiaro a tutti che la, insomma, i carabinieri forestali, l'ordine costituito, le forze di polizia ci sono a tutela della fauna selvatica. E adesso cosa rischia eh, l'uomo che è stato individuato come colpevole? Abbiamo detto che rischia fino a due anni, sono pene basse perché sono pene legate al, a una, una modifica, a una progressiva eh, rucredescenza delle pene che sta avendo il nostro, codice, il nostro codice penale, però sono ancora pene non, eh, non eccessive, comunque sono sempre dei delitti e vanno, vanno perseguiti con attenzione.